So che femmine Krogan trovano cicatrici attraenti. Garrus è leale e abbastanza intelligente. Un po' aggressivo, quasi come Krogan. Per la terza volta, dottore, non mi interessa. Ah, Shepard, stavamo giusto... Stai bene? Sto bene, Vrex. Puoi rilassarti. Non si può mai essere troppo cauti né riporre alcuna fede nei dottori Salarian. Questo è diverso. Davvero? Quello cos'è? Un semplice esame del sangue. Di che tipo? Di tipo che pone fine a genofagia. Shepard, per favore, distrazioni controproducenti influiscono su tranquillità di paziente. Era lui la tua fonte interna, Vrex. Puoi fidarti. La mente dei Salarian è come un labirinto. Non sai mai quando ti stanno conducendo in una trappola. Trappola? Liberazione di Eva è opera mia. Se non fosse per me, non avreste mai saputo di lei. Quello appartiene al passato, ma ora è fuori. E se dovessi farle del male, mi sentirai. Capito, ma mia paziente, mia responsabilità. Suo benessere è priorità. Non permetterò che venga compromessa da nessuno. Hai del fegato, dottore. Tienila al sicuro. Le femmine hanno già sofferto abbastanza. Non dimenticare, necessito ancora tuo tessuto. Tornerò. Una fobia comune, paura degli aghi. O dei dottori Salarian. Ora ho lavoro da fare. Preferisco femmine della specie. L'intero processo di catalizzazione fallirebbe. Gravi danni neurologici. Lasciamo stare. Shepard, esame di sangue completo. Indica stress significativo in sistema di Eva. Dati di Mellon molto completi. Fortunatamente anche dettagliati. Ho usato appunti per migliorare sua condizione. Hai scoperto perché è immune? Genofagia ha colpito produzione ormonale durante gravidanza. Progetto di modifica usava stessa modalità. Sua immunità completamente diversa, ghiandole colpite ora obsolete come appendice umana, altre ghiandole mutate per produrre ormoni adeguati, permettendo nascita. Ciò spiega anche sua debolezza. Sostituzione di ghiandole imperfetta, problemi di salute. Credi di poterlo applicare a tutti i Krogan? Sì, userò tessuti di Eva per produrre mutageni e alterare funzioni ghiandolari di intera specie. Devo anche migliorare mutageno e regolare produzione ormonale, altrimenti malattia a lungo termine per tutti i Krogan. Quindi abbiamo fatto bene a salvare i dati. Già, trattamento di Eva molto più difficile senza di essi. Forse è impossibile. E quegli esperimenti che abbiamo visto su Tuchanka? Mostruosi, ripugnanti, ma ora con uno scopo. Vittime non morte per niente. Qualche novità su Mellon? No, ho ordinato a squadre di cercarlo quando ho tentato di aiutare Eva. Finora niente. Galassia grande, molti nascondigli. Per quel che sappiamo, potrebbe essere già morto. Ucciderei subito, se possibile. A meno che non aiuti. Dunque il fine giustifica i mezzi. Non erano miei mezzi. Ma stai usando i dati, incoraggiando altri esperimenti come quelli di Mellon. Incoraggiamento irrilevante. Esisteranno sempre scienziati disposti a test immorali. Non possiamo cambiare. Ma possiamo aiutare Eva. Possiamo curare genofagia. Non ignorerò dati vitali per sua sopravvivenza solo perché di origine immorale. Come sta andando? Attualmente niente febbre, battito cardiaco elevato, probabile stress. Alimentazione appropriata, potrebbe apprezzare altra coperta, qualcosa di soffice. Preferisco lasciarla recuperare completamente prima di sintetizzare cura. Mio consiglio medico. La mia gente non ha tempo per questo. Sua opinione è un po' diversa. Tieni a lei. Mia paziente, mia responsabilità. Trovate in base di SOS, 3 dottori feriti in tentativo di contenerla. Slegato le braccia, non ho resistito quando mi ha afferrato. Promesso di aiutarla. Mi ha chiesto per favore. Hai sempre difeso il tuo lavoro sulla genofagia. Perché hai cambiato idea? Non ho cambiato idea. All'epoca genofagia era decisione adeguata. Nuove circostanze richiedono correzione di rotta. E le circostanze sarebbero? Invasione di razziatori, Turian spacciati senza supporto Krogan. Krogan necessitano di minaccia unificata per sfogare aggressività, simbiosi cooperativa. Nient'altro, nessun obiettivo personale. Sto invecchiando, Shepard. Non restano molti anni, ma ancora miglior candidato per progetto. Pochi scienziati Salarian interessati a genofagia, nessuno con mia esperienza. Dovevo farlo io. Qualcun altro avrebbe sbagliato? Forse, posta in gioco troppo alta per inesperienza. Ma non solo questo. Mio lavoro. Sistemare le cose è mio lavoro. Dimostrare che posso farlo.
Bella chiacchierata, Mordin. Grazie, Shepard. Lieto di essere tornato. Pensi di restare con noi quando sarà finita? Almeno finché i razziatori non sconfitti. Poi, non sicuro. Ho avuto impatto su Galassia. Modifica di genofagia, cura di genofagia, lavoro contro collettori, decisioni, sbagli. Potrei andare in luogo soleggiato, sedere in spiaggia, guardare oceano e raccogliere conchiglie. Impazziresti nel giro di un'ora. Potrei compiere test su conchiglie. Grazie per avermi salvato la vita, comandante. Non pensavo che i Krogan avessero ancora degli alleati nella galassia. Vi dobbiamo tanto, anche se molti l'hanno dimenticato. Possiamo perdonarli. Le nostre azioni non hanno esattamente ispirato amicizia. Gli amici si chiamano per nome. Mi sento in colpa a non conoscere il tuo. L'ho abbandonato il giorno in cui sono divenuta sciamano del clan delle femmine. Ora appartengo alle mie sorelle. Ma forse un giorno, quando tutto questo sarà finito, potrai saperlo. Non sapevo che i Krogan avessero sciamani femmina. La saggezza deriva dal dolore e la genofagia ci ha rese molto sagge. Invece di arrendersi alla disperazione, alcune di noi hanno scelto di preservare la vita del passato. Salvaguardiamo la cultura, la conoscenza, i segreti. Quando i nostri figli vivranno di nuovo, i Krogan potranno prosperare. Come sei stata iniziata? Si viene rinchiusi in una caverna per 7 giorni con pochissimo cibo. All'8° giorno si muore di fame. E questo cosa prova? La tua risolutezza. A ogni accolito viene offerta una scelta. Scavarsi un'uscita a mani nude attraverso la roccia oppure morire. Come hai fatto a uscirne viva? Iniziai scavando nella direzione sbagliata. Mi trovavo nella totale oscurità. Avevo soltanto il battito del mio cuore a sostenermi. E poi? Trovai questo. Un semplice cristallo, ma divenne il mio scalpello. Prendilo come promemoria, comandante. Anche nell'ora più buia c'è sempre una via d'uscita. Un'iniziazione brutale. Ma illuminante. Vivendo nell'oscurità, si impara ad apprezzare la luce. Che ne pensi di Vrex? Quando non cerca di ingravidare mezza Tuchanka, è la cosa migliore che sia mai capitata ai Krogan, ma non glielo dirò mai. Si è già montato abbastanza la testa. È diventato un leader forte. So che in cuor suo Vrex vuole il meglio per noi, ma non tutti i clan la vedono allo stesso modo. Perché gli altri dovrebbero dare problemi a Vrex? Non vogliono tutti un futuro migliore? La cooperazione non è nella natura dei nostri maschi. Sono diventati egoisti. Si preoccupano solo della sopravvivenza. Vrex è diverso. È un mutante. Questo puoi dirglielo. Vrex vorrà vendicarsi per la genofagia. Alcuni clan se lo aspetteranno, ma spero che Vrex sappia resistere. Lui comprende che il ciclo di violenza deve finire affinché i Krogan abbiano una voce nella politica galattica. Tuttavia è soltanto un Krogan. Se abbastanza clan lo pretenderanno, potrebbe non riuscire a fermarli. Se posso chiedertelo, com'è vivere con la genofagia? Ho conosciuto sorelle che non sopportavano la vergogna di essere sterili. Vagavano per le distese aride nella speranza che un divoratore le uccidesse e ponesse fine al loro tormento. Hai mai provato un simile impulso? Sì, dopo il mio primo aborto. E come hai trovato la forza di resistere? Quando mio figlio non ha respirato. È stato allora che è davvero iniziata la mia vita. La genofagia ci costringe a vivere nella speranza. Non c'è nient'altro. Non c'è motivo di esistere se non la speranza che il domani porti cambiamenti. E se non accade, c'è sempre il giorno dopo. Cosa credi che succederà dopo che la genofagia verrà curata? La nostra specie ritroverà il suo equilibrio. Le femmine aiuteranno a plasmare il futuro, come in passato, prima che divenissimo pedine dei maschi avidi di potere. Molti di loro sembrano decisi a sparare a qualsiasi cosa li guardi male. Che altro gli resta da fare? A causa della genofagia, sono diventati killer erranti in cerca di bersagli per giustificare la propria esistenza, di scuse per guadagnare onore. Come sei finita negli esperimenti di Melon? Ci siamo offerte volontarie, dicevano che Melon stesse cercando di curare la genofagia per il clan Werlock. Non è un clan rivale. Le rivalità sono un'invenzione dei maschi. Sotto il loro governo, Tuchanka è rimasta in rovina per oltre 1 migliaio di anni.
È ora che le femmine riprendano il proprio posto nella società e riesumino il nostro futuro. Melon era la nostra speranza. Torneresti da Melon? Assolutamente sì. Basta una sola candela per accendere un fuoco e per disperdere l'oscurità. Peccato che nessuna delle altre femmine sia sopravvissuta. Lo so, la più giovane, Kurn, è stata l'ultima a morire. Ma lei sapeva che sarebbe ascesa al vuoto libera da questa maledizione e che avrebbe sorriso vegliando sui figli di Tuchanka. Il suo spirito sarà la levatrice del mio primogenito. Ho trovato il laboratorio di Melon. Sembrava una prigione. I suoi esperimenti erano brutali. L'abbiamo scoperto tardi. Aveva buone intenzioni, ma i suoi metodi divennero sempre più barbarici. Alla fine fuggimmo tra le macerie. Una squadra Salarian ci trovò. Ci salvarono la vita, ma eravamo malate. Come ti sta trattando, Mordin? Meglio dei maschi Krogan. Non è il tipico Salarian. No. Ridondanza di organi risulta in nuovo periodo prima di metafase. Non posso alterare. Danni a telomero, invecchiamento precoce. A volte lo fa. Ma avverto in lui del dolore. Mi ha parlato del suo lavoro sulla genofagia. Dovrei considerarlo un nemico. Eppure credo che io e le mie sorelle abbiamo cambiato qualcosa in lui. Proleasa rivorcia allergia latticini e Beh, non ha un grande orecchio. Ti ringrazio. Piacere mio, comandante. Mi fa piacere vedere che gli umani rispettano le loro donne. Il tuo popolo ti ha affidato una grossa responsabilità. Non più di quella che hanno affidato a te. Allora mostreremo agli uomini come si fanno le cose. Ci sto. Siamo a circa 5 minuti, comandante. Cosa c'è esattamente su questo asteroide? Una struttura mineraria, TGS Mineral Works. Niente di che, ma potrebbe essere un buon nascondiglio per il Leviatano. Abbiamo letto tutti le note di Ida sul laboratorio di Brisson. Qualche domanda? Qualche dato su cosa poteva essere questo Leviatano? Non proprio. Sappiamo solo che ha ucciso un razziatore. Ma noi stiamo cercando Garnot, il collega del dottor Brisson. Giusto. Se troviamo Garnot, troviamo il Leviatano. Concordo. Il dottore aveva ragione. Vale la pena di indagare su qualunque cosa sia in grado di uccidere un razziatore. Spero solo che Garnot abbia le risposte che cerchiamo. Rilevo tracce nemiche, razziatori, nel campo di asteroidi. Brisson ha detto che erano addosso alle sue squadre. Se stanno cercando anche loro il Leviatano, i razziatori sono un buon segno. Ecco una cosa che non si sente dire di frequente. Portaci là. Andare, Cortés. Recuperiamo questo tizio e usciamo. Tienimi aggiornata sulla situazione dei razziatori. Sì, comandante. Una squadra di ricognizione. E non mi sembrano di buon umore. Immagino che i civili all'interno siano preoccupati.
Benvenuti alla TGS Mineral Works. I visitatori sono pregati di registrarsi alla reception. Questi qui si comportano come se nulla fosse. Sono il comandante Shepard dell'Alleanza. Avete appena subito un attacco diretto dei razziatori. Sono ancora qui? Per ora il problema è risolto. Capisco. Allora a posto così. A posto così. Ehi! TGS Mineral Works vi dà il benvenuto. Come posso aiutarvi? Buongiorno. Per il tour è necessario registrarsi. Non sembrate preoccupati per l'assalto dei razziatori. C'è qualcosa che dovrei sapere? TGS Mineral Works è un fornitore di tungsteno per la galassia di livello medio-piccolo. Non intendevo questo. Sapete come viene normalmente utilizzato il tungsteno? Sto cercando un ricercatore, il dottor Garnot. Dovrebbe essere arrivato nelle ultime 2 settimane. Se è ancora qui, devo parlare con lui. Qui non c'è nessun dottor Garnot. Avete bisogno di vedere un dottore? Potrei semplicemente entrare a dare un'occhiata. L'ascensore di accesso è guasto. Non abbiamo altro da dirci. Allontanatevi. Allontanatevi. Non avete motivo di restare qui. Qui c'è qualcosa che non va, Lola. Giusto. Diamo un'occhiata, con cautela. Le persone sembrano intimorite, ma è difficile capire perché. Quell'ascensore deve essere riparato. Manderò il drone a riparare l'ascensore, ma dovremmo stargli accanto. Il registro dell'ascensore dice che Garnot è passato di qui nell'ultima settimana. Perché mentirci? Non lo so. Speriamo di trovare presto una risposta. C'è un elemento comune fra i minatori. Fanno di tutto, tranne scavare. Questa è un'area riservata. È necessario un codice personale TGS. Non ho niente del genere. Accesso negato. Anche se stiamo 60 giorni per la morte per i media. La sfoglia ha preso due prezzi codici. E se applicassimo più rapidamente gli stimoli sensoriali? Interessante. Benvenuti nel laboratorio minerale. I nostri ricercatori si impegnano sempre al massimo. Indietro. Non dovresti essere qui. Questo ormai l'ho capito. TGS
funzionerà con qualsiasi terminale di sicurezza. Brisson, qui c'è qualcosa di tremendamente strano. Fai presto. Per no, chiudo. Quindi è ancora qui. Abbiamo quel codice d'accesso? Sì, basta accedere al terminale di sicurezza e mettere il codice.